A giugno 2021 avevo pubblicato un video in cui ti raccontavo di un articolo pubblicato da poco sul sito Science Based Medicine, in cui l'autore provava a tracciare un pochino il punto sulla situazione e delineare tre possibili esiti finali della pandemia. Ci trovavamo a fare i conti con la variante Delta, rivelatasi molto contagiosa e più aggressiva delle precedenti, mentre Omicron era ancora di là da venire. I tre possibili scenari ipotizzati dall'autore sono i seguenti. Il primo, nonostante i grandi sforzi, esito paragonabile alla pandemia di influenza spagnola del 18, che sostanzialmente alla fine si esaurì per ragioni nemmeno troppo chiare, ne avevamo parlato qui, ma non prima di aver ucciso 50 milioni di persone o più in tutto il mondo. Ad oggi, gennaio 2022, il bilancio ufficiale delle vittime di Covid è circa 5 milioni e mezzo di morti. Quando ho girato il primo video, era il 24 giugno, e il totale si avvicinava a 4 milioni. Lasciate giudicare se 1,5 milioni di morti in 6 mesi siano tanti o pochi, ma sebbene questa potrebbe essere la strada forzata verso la tanto agognata immunità di gregge, la speranza è che si tratti di un male non necessario, anche perché oggi disponiamo di vaccini, che nel 18 non c'erano. Seconda ipotesi, a proposito di vaccini, in un mondo ideale invece riusciremo infine a raggiungere una copertura vaccinale sufficiente a eradicare il virus dalla Terra, mantenendo nel frattempo un delicato equilibrio di limiti sociali tra mascherine e distanziamento e riuscendo anche a contenere nuove ondate, limitando così i danni di salute. Secondo l'autore, questo richiederebbe probabilmente uno sforzo maggiore di quello attuale, almeno in ottica mondo, perché un aspetto spesso trascurato è che proteggerci col vaccino in Italia potrebbe a un certo punto risultare insufficiente se lo stesso aggressivo approccio di vaccinazione a tappeto, direi, non venisse condotto anche in paesi meno avanzati, perché sarà proprio in queste sacche di popolazione che potrebbero emergere varianti più aggressive, se non addirittura l'ipotetica Big One, ovvero quella capace di mettere a rischio l'intera razza umana. Ma lo scenario più probabile, in mediastat virtus, è il terzo. Molti autori sono da tempo convinti che alla fine la Covid-19 diventerà endemica, ne abbiamo parlato anche qualche video fa, ovvero come l'influenza stagionale, un'infezione che non si esaurisce mai davvero completamente, pur tuttavia sufficientemente sotto controllo da non rappresentare più una pandemia mortale, al prezzo però di epidemie occasionali, periodiche eventualmente, per lo più in popolazioni non vaccinate e magari in specifiche stagioni. Soprattutto in queste ipotesi, riceveremo magari il nostro vaccino annuale anti-Covid insieme a quello anti-influenzale. Tutta la popolazione, o più probabilmente solo le fasce di popolazione a rischio, chissà, con le organizzazioni sanitarie nazionali e internazionali impegnate a tener traccia della diffusione del virus. Questa possibilità è anche quella delineata da numerose testate online in questi giorni, ti sarà capitato sicuramente di leggere, che con il solito approccio di fare notizia a tutti i costi, spesso mettono in bocca all'OMS parole di cui onestamente, fatica a trovare traccia, se non fortemente decontestualizzate. Allora, anch'io sono dell'idea che questo potrebbe essere effettivamente il percorso che ci aspetta nei prossimi mesi, speriamo più che anni, anche alla luce delle caratteristiche di Omicron, più contagiosa ma leggermente meno aggressiva di Delta. E cosa dice davvero l'OMS? In data 24 gennaio, per bocca del dottor Hans-Henri Picluge, che sicuramente non si pronuncerà così e me ne scuso, direttore regionale per l'Europa, sostiene che la pandemia è tutt'altro che finita, ma spera che si possa porre fine alla fase di emergenza già nel 2022. 2022, quest'anno, che non significa attenzione toppa libera a tutti, ma si tratta comunque di un cauto ottimismo, dai, che fa ben sperare, almeno all'attuale stato delle pesanti condizioni di cui tutti quanti dobbiamo ancora socialmente farci carico. A questo proposito è però importante sottolineare un aspetto chiave su cui forse, anzi sicuramente, anch'io stesso sono stato poco chiaro nei precedenti video e permettermi di riprendere quindi di nuovo le parole del rappresentante OMS. Sebbene Omicron sembri causare forme molto meno gravi rispetto a Delta, stiamo ancora assistendo a un rapido aumento dei ricoveri a causa del numero di infezioni. Ciò si aggiunge ad un carico di Delta che non è stato del tutto superato. Fortunatamente i ricoveri legati ad Omicron richiedono meno spesso il ricovero in terapia intensiva e che peraltro, numeri alla mano, sono indiscutibilmente occupate in gran parte da soggetti non vaccinati. Ora, lo so che potresti non essere d'accordo soprattutto su quest'ultimo punto e lo rispetto davvero, ma ti invito a seguirmi in un ragionamento. È possibile che una cospirazione mondiale sia così ben strutturata da potersi permettere di inventarsi questi dati senza che nessuno delle migliaia di professionisti che quotidianamente sono impegnati nei reparti di terapia intensiva pensi
penso al personale medico ed infermieristico, alza a un certo punto la mano a dire: no, scusate, la verità è differente. Si tratta probabilmente di decine di migliaia di professionisti in tutto il mondo. Durante la ricerca bibliografica, è però un altro dato ad avermi particolarmente colpito. Dall'inizio della pandemia, circa 2 anni fa, sono morti 99 europei ogni ora, più di uno al minuto. E quindi, come finirà? Quando finirà? È sicuramente presto per cantare vittoria ed è altrettanto presto per avere la certezza di cosa ci aspetti nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, perché potrebbe nascere una nuova variante in grado di sconvolgere qualsiasi previsione, nel bene e nel male. Ma forse abbiamo bisogno di una boccata di ottimismo, o almeno di speranza. Un interessante editoriale pubblicato su Nature prevede che con il tasso di diffusione di Omicron entro marzo 2022 gran parte del mondo ne sarà stata infettata. Ma grazie al continuo aumento della copertura vaccinale, unita certamente all'immunità acquisita anche per infezione naturale, è ragionevole aspettarci un progressivo calo del numero dei casi. Poi, inevitabilmente, nei mesi successivi, primavera e estate, l'immunità andrà a calare e ci ritroveremo alle porte di una nuova stagione invernale che, come ormai sappiamo, è associata a una maggior diffusione virale. Secondo l'autore, l'impatto sarà minore, grazie alla precedente esposizione al virus, ai vaccini eventualmente aggiornati, all'introduzione di nuovi antivirali, a un'aumentata consapevolezza su quali siano davvero i soggetti più vulnerabili e su come questi possano proteggersi con efficacia durante le ondate future, ad esempio mediante mascherina e distanziamento sociale. La Covid-19 diventerà probabilmente un'altra malattia ricorrente che i sistemi sanitari e la società dovranno imparare a gestire, come abbiamo detto prima. Il tempo delle misure straordinarie da parte del governo sarà, speriamo, terminato. E dopo l'ondata Omicron, la Covid-19 tornerà certamente, ma non in forma di pandemia. Speriamo, succederà davvero? Non lo so, nessuno lo sa, e anzi, mi farebbe piacere leggere nei commenti cosa ne pensi tu. Ma prima non posso fare a meno di notare che si tratta di un'ipotesi sempre più condivisa nel mondo scientifico. Questo video però vorrei concluderlo diversamente, perché c'è qualcos'altro che puoi fare tu da oggi per proteggerti. Il vaccino è necessario, certo, ma non sufficiente, soprattutto in un'ottica di prevenzione molto più ampia, in cui purtroppo non possiamo dimenticare i pericoli provenienti dalle malattie cardiometaboliche e tumorali. E allora, in attesa della tanto agognata nuova normalità, dobbiamo ricordarci che la nostra salute di oggi è anche il risultato delle scelte fatte ieri. E i pilastri su cui costruire queste scelte, ormai li sai se mi segui da un po'. Attività fisica, alimentazione, qualità e quantità del sonno, gestione dello stress. Soffermiamoci per un attimo sulla prima, l'attività fisica, ma le conclusioni a cui arriveremo le puoi tranquillamente applicare anche agli altri punti. In un'interessante meta-analisi pubblicata nel 2019 sul British Medical Journal, emerge come la pratica di più attività fisica, a prescindere dall'intensità e quindi intesa semplicemente come una riduzione complessiva della sedentarietà, è associata a un rischio di mortalità prematura ridotto in modo sostanziale. Si muore di meno. Più ti muovi, più riduci il rischio di morire. E allora da oggi ti invito a muoverti di più, a stare meno tempo seduta. È molto importante fare proprio un concetto davvero essenziale. Tutto conta. Perché, come diceva Totò, è la somma che fa il totale. Se abiti al quinto piano e proprio non ce la fai a salire a piedi fino a casa, sali fino al quarto con l'ascensore e poi fai solo l'ultimo piano a piedi. Scendere le scale non è troppo faticoso, giusto? Bene, allora scendi a piedi. Se devi pulire i fagiolini per pranzo, fallo da in piedi. Parcheggia 50 metri più in là, non 2 km, 50 metri, ma fallo tutti i giorni. Sii una formichina che ogni giorno porta a casa una briciolina di movimento in più del giorno precedente. I risultati saranno tangibili, anche perché fra una settimana non ti spaventerà più parcheggiare a 80 metri da casa e fermare l'ascensore al terzo piano. Come in una sorta di interesse composto del tuo investimento fatto, innescando cioè una preziosa spirale positiva, un circolo virtuoso che si autoalimenterà da solo. E allora grazie, grazie, grazie di cuore come sempre per la tua attenzione. Che dire, ti aspetto al prossimo video, ci conto. Ciao.